Salve a tutti gli affezionati al canale EarthLive 2.0. Nel video di oggi vi racconterò qualcosa di sensazionale perché abbiamo nuove dichiarazioni di alto livello. Questo sta diventando molto interessante in quanto adesso anche le grandi cariche politiche dei servizi segreti stanno iniziando a raccontare molte cose attorno al fenomeno UFO. Questa volta abbiamo Alain Juliet, un ex agente dei servizi segreti francesi. Quest'uomo ha partecipato a un documentario chiamato OVNIS, un affare di Stato. Questo documentario uscirà il 14 aprile, un documentario in cui non solo partecipa quest'uomo Alain Juliet, ma anche molti altri politici, ministri e alte cariche che escono allo scoperto per dire quello che sanno sull'argomento extraterrestre. Le cose stanno diventando esplosive, perché vediamo che questo non è più solo un problema che si sta espandendo negli Stati Uniti, con senatori che chiedono di costringere il Pentagono a rilasciare più informazioni, ma che si sta diffondendo anche nel resto del mondo e incredibilmente anche in Europa. Quest'uomo ha una visione che mi sembra molto più interessante di tutto ciò che è stato costruito negli Stati Uniti fino ad ora. Sa benissimo che l'ufologia negli Stati Uniti hanno grandi nomi, come ad esempio Linda Multover, che è molto specializzata in quello che è il fenomeno delle mutilazioni del bestiame. Se guardi gli americani, si occupano sempre molto della questione extraterrestre, hanno una visione legata alla parte più materiale e fisica del fenomeno. Parlano di questi visitatori che esercitano un'influenza sul nostro pianeta e che fondamentalmente parlano di esseri fisici. Tuttavia, nel caso della Francia, il signor Alain Juliet ha una visione leggermente più metafisica, cioè in Francia, per esempio, viene data una visione al fenomeno UFO più collegato ad altre dimensioni, ad essere interdimensionali, e sono anche più aperti a possibili visitatori che viaggiano nel tempo che verrebbero dal futuro. Infatti, alcuni ufologi francesi hanno anche proposto la possibilità che i famosi grigi, o almeno una parte di loro, possono essere noi nel futuro che ci visitiamo nel passato. Cioè, la visione europea dell'ufologia affronta questo problema da un punto di vista più metafisico. Invece, gli americani, come detto in precedenza, sono molto più materiali sul fenomeno extraterrestre, quindi provengono da un pianeta e così via. Ma in questo caso ora stiamo parlando della Francia, che ha sempre avuto una visione un po' più ampia e soprattutto questo viene un po' dall'eredità dell'influenza di uno degli ufologi più qualificati al mondo, Jacques Vallée. Jacques Vallée ha ispirato Steven Spielberg, come sapete, nel 1977 con il film Incontri ravvicinati del terzo tipo. Detto ciò, vediamo le dichiarazioni di Alain Juliet, che non ci lasciano per niente indifferenti. Leggerò alcune sue dichiarazioni. Ad un certo punto di questa intervista dice di essere rimasto molto colpito dall'aver incontrato il senatore americano Harry Reid e allo stesso tempo avrebbe potuto accedere al programma investigativo ATIP del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Lì ha verificato gran parte delle cose che aveva già intuito, però qui parla di un'ipotesi, come ti ho detto in precedenza, raccontando sulla natura di questi oggetti e che non si limita ad una sola origine extraterrestre. E qui si può notare che i francesi, e in Europa in generale, si aprono più a temi un po' metafisici, si parla più di mondi paralleli, di viaggi nel tempo. Dice che non si può escludere nulla e qui, a questo punto, il regista di questo documentario ci dice che c'è anche una corrente ufologica che indaga i legami tra coscienza e il fenomeno UFO. Dice anche che questo punto viene affrontato nel film di Incontri ravvicinati, il fenomeno che sembra interagire con la coscienza dei testimoni. E aggiunge che questo è anche quello che accade a alcuni piloti dei caccia militari, fenomeni che sembrano anticipare le reazioni di piloti, come se potessero leggere le loro menti in modo efficace. In effetti, queste affermazioni non sono fuorvianti con ciò che si sa sul fenomeno UFO. Per molti anni troviamo sempre che queste entità sono telepatiche e possono trasmettere messaggi, ma possono entrare perfettamente nel campo energetico e mentale e nella mente possono anticipare perfettamente cosa farai. Immagina cos'è un pilota di caccia che sta eseguendo una serie di manovre aerodinamiche, alcune, come sai, rischiose, e che al momento di eseguire un'azione, quell'oggetto interviene. Sanno che farai quella manovra a destra, a sinistra o in basso. Questi esseri possono interagire con noi, con la nostra mente. Ora, un altro punto interessante che sottolinea il regista di questo documentario dove partecipa questo ex agente dei servizi segreti francesi, dice un altro punto importante nel documentario, è l'interazione che questi esseri stabiliscono a livello di coscienza dei testimoni.
Ma non solo i rapiti, ci sono molti testimoni che hanno semplicemente visto una nave in un dato momento e hanno visto un'entità scendere da questa nave prima di un incontro del terzo tipo e che ha completamente cambiato la loro vita. Hanno interagito con questi esseri dotati di intelligenza che hanno completamente fatto saltare in aria tutti i loro schemi, tutto ciò che volevano sapere. Ci sono molte persone che a un certo punto della loro vita sono state in grado di sperimentare qualche tipo di fenomeno insolito. Ma questo significa un drastico cambiamento nelle loro coscienze. È chiaro che qui c'è qualcos'altro. Non è solo quello che credevamo finora, l'impatto emotivo di vedere una nave o di vedere un tipo di essere guardandolo da vicino. Non è il fatto in sé, è ciò che accade in quel momento di interazione. Le persone, i testimoni, dicono che è come se in quel momento fossero diventate una spugna che assorbe qualcos'altro, qualcosa che non può essere tradotto in parole, qualcosa che esiste solo a livello emozionale, qualcosa di molto grande, come se fossero quegli esseri nel momento in cui interagiscono con il testimone, che stava cambiando il tuo interno da cima a fondo. E di conseguenza ti ha reso consapevole di qualcosa di molto interessante. Ci sono molti testimoni che dicono che è come se all'improvviso ti rendessi conto che fai parte del tutto, se la foglia di un albero, se il cielo, se l'acqua, se la terra. È anche quello che viene descritto nello stato nirvana dei buddhisti. È molto simile al processo di risveglio della coscienza che i mistici ci dicono a ciò che questi testimoni sperimentano con queste entità. Questi incontri non sono fortuiti, sono programmati, preparati. Ogni fenomeno che si verifica nella tua vita era lì per te, esclusivamente per te, con l'obiettivo probabilmente di risvegliare la tua coscienza. Niente è una coincidenza, e questo è quello che quest'uomo ha sottolineato qui attraverso questo documentario. Penso che questo sia molto importante per farci capire che c'è una parte del fenomeno UFO che costituisce un vero risveglio della coscienza. Non sappiamo esattamente quali entità ci sono molte teorie a riguardo, psichiatri, scienziati affrontano questa domanda suggerendo che potremmo essere noi questi alieni in futuro e altri dicono chiaramente che avrebbe senso perché in realtà il concetto di tempo lineare non esiste, lo percepiamo come tale, ma in realtà il passato, il presente e il futuro sono la stessa cosa, è come se fosse già stato costruito, è un concetto molto complicato da capire. Noi tutti potremmo essere gli alieni, noi extraterrestri del futuro, in un futuro in alti piani interdimensionali, e che torniamo nel passato per ritrovarci, forse in modo che ci rendano consapevoli ora, in questo momento, di qualcosa che dovevamo sapere. E tu, cosa ne pensi? Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima.